Ma perché un handicappato si mette a fare il comico? E che ne so io? Perché ho chiesto a me? Comunque, una mezza idea io ce l'avrei. L'altro giorno ero seduto, bello, tranquillo, comodo, sull'autobus, quando ad un certo punto sento una voce da dietro che fa: ehi, handicappato, hai le scarpe slacciate? E dico subito a guardarmi le scarpe e dico: no, guarda, grazie, è tutto a posto. Poi mi giro e non stavano parlando con me. Erano due simpatici amici che si stavano scambiando tenere effusioni. Come l'altra sera che entro in un locale e vedo una ragazza stile Lollipop, che dice al suo boyfriend: dai, togli le mani dal mio sedere, non fare l'handicappato. Non ci ho visto più. Mi giro e gli dico: senti, cara la mia Lollipop, lui, il boyfriend, non è un vero handicappato, no? Perché è un handicappato doc, anzi, di OCG. Se vuole valutare il retrogusto di una come te, sai cosa fa? Le passa vicino, fa finta di sbandare, le tocca il culo e lei non solo non se ne accorge, ma per compassione mi paga pure da bere Lollipop! Ecco, io da questo applauso capisco che voi stavate pensando: che grande eroe, che gran combattente per i diritti dell'handicappato! Eroe, un paio di palle. Perché se in quel momento non fossero arrivati due miei amici a diagnosticare in me anche un handicap mentale molto grave, vi assicuro che il boyfriend avrebbe aumentato notevolmente il mio handicap fisico. E voi capirete che uno che fa di queste figure è costretto a fare il comico. E pensare però che la parola handicap in origine aveva tutt'altro significato, un significato positivo, sì, positivo. Nel 700 in Irlanda, durante la compravendita di cavalli, quando veniva raggiunto l'accordo sul prezzo, il compratore
metteva i soldi nel cappello del venditore. Quindi ecco perché handicap. Hand in cap. Mano nel cappello, positivo! Perché per loro mettere questa mano nel cappello voleva dire affare fatto, affare concluso, meglio di così. Come se non bastasse, questa mano nel cappello prese in seguito un significato ancora più positivo, perché diventò, pensate un po', addirittura un gioco. Negli ippodromi inglesi, durante le pause delle corse dei cavalli, quando gli spettatori si radunavano in piccoli gruppetti sugli spalti, poi ognuno di loro metteva una somma di denaro in un cappello, dopodiché veniva estratto a sorte uno dei partecipanti e chi veniva estratto vinceva, metteva la mano nel cappello e portava via tutto il denaro. Positivo, perché qui l'handicappato chi era? Ma era quello che aveva più culo di tutti, no? Sì, tant'è vero che in Inghilterra a quell'epoca leggenda narra che se uno era fortunato tutti pensavano ma guarda quello lì che è handicappato. Se ti vedevano passeggiare per strada, ad esempio, con una gran gnocca, tutti dicevano magari io fossi handicappato come lui. Solamente in un secondo momento la parola handicap prese un significato diverso. Sempre nelle corse dei cavalli, l'handicap diventò il peso che veniva appioppato al cavallo migliore per equilibrare la gara. Così i cavalli peggiori potevano avere le stesse probabilità di vittoria del cavallo migliore, che proprio per questo era handicappato. Quindi, se non riuscite a starmi dietro, cazzi vostri! Scuola. Prima elementare, la maestra assegna i posti. Tu vai con lui. Se lei va con lei. Ed io lì in mezzo che aspettavo. Tu vai con lui, lei va con lei e dirgli, maestra, ci sono anch'io, tu vai con lui, lei va con
lei. Oh, alla fine eravamo rimasti solo io e il termosifone, che a settembre tra l'altro era pure spento. Un compagno decisamente poco caloroso. A quel punto la maestra disse: ok bambini, manca più nessuno. Tutti che mi guardarono, no? No, maestra, bastardi. E qui chiede l'acqua. Comunque sia, alla mia maestra di prima elementare non si può dire che le mancasse il senso religioso. È importante. Sì, perché dovete sapere che ogni mattina veniva in classe, si metteva sulla cattedra, si faceva fare il segno della croce e poi con voce solenne ci diceva: voi dovete guardarmi come se io fossi la Madonna. E la Madonna! In quel momento, vi giuro, la classe entrava in delirio mistico. Chi si buttava in ginocchio da una parte, chi restava a contemplare il soffitto per tutta la mattinata, chi addirittura la vedeva lacrimare sangue. Ovviamente era trucco. E in tutto quel delirio c'era Peppino, un nostro compagno di classe calabrese, che ogni volta, in quel momento, come niente fosse lui, o si scaccolava, o si grattava le palle. Ed io ero preoccupatissimo e gli dicevo: Peppi, guarda la Madonna che se non si incazza ci riempie di compiti pure oggi. E se ti dai problemi la Madonna, chi li risolve? Dai! Maria Montessori, ve la ricordate? Dai, la nonnina stampata sulle vecchie 1000 lire, no? La mia maestra diceva di usare il metodo Montessori. E voi saprete meglio di me che uno dei principi fondamentali di quel metodo era che i genitori dell'alunno dovevano andare a parlare ogni settimana con l'insegnante per ricevere da lei, parole testuali, consigli illuminanti per l'educazione del fanciullo. E mia mamma puntualmente la prima settimana si andò. Arrivò lì dalla maestra e gli disse: buongiorno signora maestra, io sono la mamma del compagno del termosifone. Sono venuta da lei per ricevere consigli. E la maestra gli disse: lo vuole un consiglio? Sono qui apposta. Lo porti da uno di quelli che curano
con le mani. Consiglio illuminante, a chi mia mamma le disse: guardi, la ringrazio molto, ma non ti ha portato da giù a casella e non ti ha capito un cazzo neanche lui. Povera mamma, quante ne ha passate lei. Ma capite anche sì? Tu vedi la parte migliore di me di dietro, ok? Ricordo una mattina mia mamma fu convocata a scuola proprio dalla mia maestra, e quando arrivò lì tutta di colpa, no? La maestra le disse: buongiorno signora, io l'ho mandata a chiamare perché insomma ci sarebbe un problema, sa, no, io non ho nulla contro suo figlio, per carità, però si sa che quelli come lui, quelli un po' così, dai, quelli, sì, insomma, si sa, quelli come lui puzzano di selvatico. Oh, mi spiego, non è mica colpa sua, sono proprio loro che dentro puzzano. E a dir la verità, un pochino aveva anche ragione, sì. Però quello che mi faceva veramente incazzare non era tanto la maestra, quanto la psicologa. La psicologa che ogni volta veniva da te con il suo far freudiano e mi diceva: questo è il far freudiano, e mi diceva: freudiano convinto proprio, ma perché a questo bel bambino non gli piace fare il bagnetto? Il bagnetto, mia mamma, dopo quell'incontro con la maestra, ogni giorno me ne faceva fare 5 di quei bagnetti. Le papperelle di gomma sbiancate come oche. Addirittura si appellavano all'articolo 18, quando c'era ancora. Meno bagni per tutti! Vogliamo il colore vivo garantito! Poi vedete, poi uno cresce, odia l'acqua e si dà all'alcol. Non è colpa mia. Però, diciamoci anche la verità, dai. Quando non bevo, mi piace anche andare a teatro. Sì, perché dovete sapere che a teatro c'è un'usanza. E cioè che gli handicappati, per andare a teatro, non devono pagare il biglietto. Sacrosanta usanza.
usanza che però molto spesso non viene rispettata. Infatti, una sera volevo scroccare uno spettacolino, così per sicurezza. Cosa faccio? La mattina dello spettacolo telefono in teatro proprio per sapere se dovessi pagare o no il biglietto. Telefono e mi risponde una voce femminile sensualissima. Da orgasmo multiplo, che poi detto tra noi, no, ho saputo che orgasmo multiplo è il nome di uno di quei cocktail delle ultime generazioni. Lo sapevate? Che vita triste che fate qui a Bagno, ragazzi. Mamma mia. Allora ve lo dico io, facevo prima. Orgasmo multiplo è uno di quei cocktail delle ultime generazioni, quelli che hanno mille colori, che costano un fottio e che ti sballano come un capriolo. Il che quest'ultima cosa mi sta anche molto bene, ma dico io, dategli dei nomi normali, se no persone come me che ancora sono abituate all'altro cocktail, un po' più agricolo, e cioè vino e aranciata, quando si trovano a che fare con questi nomi fanno delle figure meschine. E adesso ve ne racconto una. Una sera ero in un locale con una ragazza. Senti, loro vogliono bere, ma lì non andavano. Sì, guardate che anche noi handicappati ogni tanto abbiamo qualche amichetta, Dopo. Poi il fatto che non ce la danno mai, questo è un altro discorso, ok? E voi capirete che dopo un'ora che stai parlando di alta filosofia con una gran gnocca, è chiaro, è normale, ascoltato che ti venga il classico occhio spermatozoico. E lì non si fugge, o si tromba o la morte. In quel momento, che potremmo definire poeticamente di porno stasi, la ragazza mi dice: Zanza, Zanza, me lo offri un orgasmo multiplo? Io mi catapulto su di lei come un furetto, che non so che cazzo sia, ma rende bene l'idea, ecco. Ma non appena la mia mano destra si avvicinò alla chiappa sinistra di colei stessa la quale,
mi ha dato una scarica di botte ed è fuggita. Ed io lì, solo, come un pirla. Però, bello l'amore violento. Il barista del locale, che aveva visto tutto, mi dice: dai, dai Zaza, non te la prendere, te lo offro io uno sgarbo multiplo. Ma va a cagare te lo sgarbo multiplo, va là. No. Ma torniamo a noi, meglio. Vi ricordate dove eravamo rimasti? Mettetevi d'accordo però. Teatro. Avete bevuto un po' troppo, lo capisco. Ed eravamo al telefono con quella, alle prese con quella voce disumana, no? E le dico: buongiorno, senta, vorrei sapere se questa sera per venire al teatro pagano il biglietto o gli andi parli. No, scusi, volevo dire i disampati. No, scusate, il fatto è che dovete sapere è che noi abbiamo delle crisi di identità pazzesche. Noi non sappiamo più chi siamo. Perché? Perché ci chiamano sempre con 3.000 nomi tutti diversi. Invalido, disabile, invalido civile, affetto da deficit motorio, che pare un modello di scooter ultimo prodotto. Addirittura si chiamano diversamente abili, che tu stai lì tutta la vita a pensare: ma che cazzo sono abile io? Ma non potevano spiegare meglio, cazzo! Ma mettetevi d'accordo, no? Usate handicappato, semplice, chiaro, normale. Normale. Oh, questo non la capiscono mai. La cancelliamo questo. Ed io, infatti, quella mattina al telefono usai handicappato e gli dissi: buongiorno, sento, vorrei sapere se questa sera per venire a teatro pagano il biglietto gli handicappati. E lei mi fa: no. Che guardate, ve lo giuro, con quella voce lì, se avesse detto sì, gli handicappati pagano pure doppio, vengo. Bravo. E lei mi fa: no, questa sera non pagano il biglietto, i disabili. E Dio, grazie. Ero entrato in empatia, no? Che birichini questi invalidi, anche quella volta d'andata. Così, la sera, tutto bello e elegante, vado a teatro. Sì, praticamente ero vestito così. Ma non appena vado per entrare,
nella porta principale del teatro mi si presentano davanti due armadi ricoperti di pelle umana che mi si mettono davanti così. Che poi dico io, queste losche figure, i butta fuori, no? I butta fuori. Li avete visti anche voi qui a Varne, anche se fate una vita triste, però li avete visti anche qua da voi, li vedete sempre, ovunque, così. È vero o no? Sempre così. Loro sembra che abbiano imparato solamente quella postura. Io me li immagino fin da bambini. Loro erano così. E già erano incassati neri, non si sa perché. Li vedete sempre così. Loro vanno a fare una passeggiata in campagna, come tanti, come ti vanno. Che vanno così. Loro vanno a fare, che ne so, la spesa in un mercatino qualunque di paese. Come ci vanno? Ci vanno così. Buongiorno, buongiorno. Mi dia quello lì. Quello lì, no, quello più qua, no, quello di qua, no, troppo in qua, di qua, no, più su, no, più giù, no, di qua, ma allora dico io che sono gli handicappati, loro o noi, cazzo, dai! Ma come si fa? Mi si mettono davanti così. E mi fanno, lei dove crede di andare? C'è un teatro vero qui. E allora, ma niente, io passavo di qua e dico, chissà se stasera nel teatro della mia città c'è una visita guidata. Non faccio sospettoso. No, guardi, dai, si è scherzato, si è giocato. Dammi 5. Anche un 4 va benissimo. Anche un 3. Che scemo. Loro non possono dare il 5. Dico, no, guardi, dai, a parte gli scherzi. Io questa mattina ho telefonato e ho parlato proprio con una vostra addetta per sapere se dovevano pagare o no il biglietto. Gli handicappati! E non perché bisogna accentuare! Sì! È così che funziona in Italia! Che tu non è che puoi andare a teatro con il tuo handicap sotto braccio ed entrare gratis tranquillamente, no! Devi dimostrare che te lo meriti il biglietto grande! Così! Quando volete... In quel momento... arriva presumibilmente quella con cui avevo parlato la mattina al telefono, ve la ricordate? La porcona.
Ecco, me l'ha ricordato. Ma... sì, perché arriva lì e mi fa... ah, era lei, non ci piove. E mi fa... ah, sei tu. Credo di sì. E lei mi fa... ah, sei tu. Sì, sono... guarda, ti dirò di più. Io ti giuro, ogni mattina non esco di casa se prima non mi guardo allo specchio e dico, sono io. E lei mi fa, ah, sei tu. Sì, cazzo, sono io, sono tre volte che te lo dico. Ho telefonato questa mattina. E lei mi fa, ah, ma io credevo che tu avessi la carosella. Porca puttana, la carosella me la sono dimenticata. No! No! Mi sono di una. Oh, proprio quando ti serve non ce l'hai mai sta cazzo di carosella. E lei mi fa, no, perché nel nostro teatro entra gratis solo chi ha la carosella. Attenzione, momento didattico. Ripercorriamo la frase. Lei ha detto no, virgola. Non l'avevate vista. No, virgola, perché nel nostro teatro entra gratis solo chi ha la carosella. E tu stai lì, ci pensi un attimo e dici, ma è giusto, sì, perché tanto ormai è risaputo da tutti che l'ha handicappato chi è. Solamente quello in carosella, no? Cioè, ad esempio, tu potresti essere un, che ne so, un gig robot d'acciaio messo in questa maniera. Ah!